Willoste City, Federica Di Carlo, è inaugurata il 18 giugno all'Arsenale della Marina Regia di Palermo. Lo stesso periodo in cui c'è questa importante manifestazione dal nome appunto Manifesta. Noi siamo stati promotori con la Fondazione Mondo Digitale di questa mostra perché abbiamo ritenuto molto importante accompagnare e aiutare una giovane artista che ha già collaborato con noi e con il Media Art Festival a realizzare una importante installazione. Questa infatti rappresenta per l'artista un grosso passo, in quanto è la prima volta che lei fa appunto un'installazione molto grande a livello museale e all'interno di uno spazio istituzionale. I temi trattati dalla mostra sono molto importanti, come dice il titolo, e che caratterizzano un po' tutto il lavoro dell'artista negli ultimi anni, appunto relativi a tematiche quali l'ecologia, le problematiche ambientali e in questo caso il nostro rapporto con il mare, con la natura, che è un immaginario che noi tendiamo sempre più a oscurare e a farci meno caso. L'artista ci insegna quindi o ci indica comunque una strada per riconsiderare qual è il nostro futuro all'interno di un ambiente che dobbiamo iniziare a trattare con un'etica nuova. Palermo, capitale della cultura, i cittadini si avvicinano sempre di più all'arte e alla cultura. Qual è il riscontro del pubblico nei confronti di questa mostra? La mostra è appunto parte di Palermo, capitale della cultura, e il riscontro è stato assolutamente di grande impatto e di grande interesse per il pubblico. Già adesso abbiamo avuto innumerevoli visitatori da, non solo da Palermo, ma il fatto che sia Palermo in questo periodo abbia sia Manifesta che Palermo capitale della cultura abbia dato la possibilità di trascinare una grandissima fetta di pubblico internazionale.